Siamo nella sala che ospita i bronzi dorati di Pergola, questi meravigliosi reperti archeologici che sono stati ritrovati una giornata di giugno del 1946 nella parrocchia di Cartoceto di Pergola, il paese alle falde del Monte Acuto, del Monte Catria, che sono proprio sopra questa località meravigliosa della provincia di Pesaro Urbino. Non a caso siamo qui perché oggi saranno presentate le celebrazioni che ricorderanno il ritrovamento dei bronzi dorati. Confcommercio è presente all'appuntamento, inserito ovviamente nell'itinerario della bellezza della provincia di Pesaro Urbino con tutti gli altri tesori del nostro territorio. Il 26 giugno è appunto il giorno del ritrovamento 75 anni fa dei reperti dei bronzi dorati di Pergola, da Cartoceto di Pergola. In questa occasione, insieme a Capalazzo, che è una struttura turistica di un cittadino olandese che ormai è diventato cittadino di Pergola, verrà inaugurata una mostra molto importante di uno scultore olandese, Will van der Walt, che porterà i suoi bronzi di imperatori romani, tra cui un Giulio Cesare, che assomiglia molto ai bronzi dorati di Pergola perché è a cavallo, e lui stesso dice che ha tratto ispirazione dai bronzi di Pergola. Tra l'altro questo scultore olandese viene da una zona, la Mosa e la Renania, che erano una volta terra romana, quindi con tanti palazzi di epoca romana. Quindi è un'altra manifestazione che cerca di rendere internazionale, o ancora più internazionale, il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, in un contesto, quello dell'attività che svolge la Confcommercio attraverso l'itinerario della bellezza, ma anche attraverso l'itinerario archeologico, di promozione a livello nazionale e internazionale dei beni culturali che sono presenti nei 13 comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico di essere valorizzati e promossi a livello nazionale e internazionale. Quest'anno, peraltro, probabilmente riusciremo anche in occasione del 26 giugno a presentare la nuova edizione dell'itinerario della bellezza, che è stata rivista con l'inserimento anche di due nuovi comuni, Sasso Corvara Auditore e Tavuglia. Mentre stiamo lavorando, e usciremo probabilmente entro luglio, all'itinerario del silenzio e della fede, per valorizzare anche gli eremi, i conventi, le chiese, tra cui due chiese anche di Pergola, che sono uno strumento per attirare sul nostro territorio il turismo religioso, che è in forte crescita nel nostro paese. Noi abbiamo la fortuna di custodire i bronzi dorati nel nostro museo, per la città sicuramente sono un gioiello veramente prezioso. Non potevamo non evidenziare questo anniversario così importante, e questi periodi di chiusura, questi ultimi mesi di difficoltà ci hanno dato però modo di organizzarci, di prepararci per quella che sarà la ripartenza e preparare tutte le iniziative future. Già lo scorso anno abbiamo avuto un numero di visitatori maggiori rispetto alle estati precedenti, proprio perché col Covid ci ha dato anche l'occasione di riscoprire un modo diverso di vivere i nostri territori, e questo è stato positivo in questo caso. Quindi abbiamo deciso di prepararci proprio per questa nuova annata in maniera ancora più profonda. Ci saranno varie iniziative, da una mostra, un convegno, una presentazione. Abbiamo lavorato in questi mesi anche insieme alla soprintendenza proprio per offrire delle occasioni di approfondimento riguardo ai nostri bronzi anche a livello culturale e scientifico. Una presentazione di queste celebrazioni per i 75 anni del ritrovamento dei bronzi dorati, che prevedono fra l'altro la pubblicazione di un nuovo catalogo di questa mostra che abbiamo avuto modo di sfogliare. Mi è piaciuto molto un concetto che ho trovato: serendipity. Allora, serendipity significa casualità. Questi bronzi sono stati trovati per caso a Pergola 75 anni fa, ma tutto quello che è venuto dopo non è stato un caso. Ma mi fa molto piacere questa domanda, veramente, perché è una lettura a cui sono molto affezionato, no? Questa casualità che poi fa la storia di tutti noi, no? Sia personale che della vita comunitaria. Per cui serendipity, questo ritrovamento poi ha consolidato questa forma di identità e questa cura e difesa del territorio. È straordinario perché Pergola è ricca di ori, c'è il tartufo, ci sono i bronzi, ci sono tante cose che fanno di Pergola e del territorio veramente un'eccezione, e credo che questo ritrovamento sia il coronamento per certi versi di una permanenza dell'opera nella città di Pergola e per tutto il territorio. Il catalogo è stato
edito pochi mesi fa, per cui nel 2021, affinché il 2021 riconoscesse una nuova veste, un nuovo approccio verso le opere d'arte presenti al museo e nello stesso tempo celebrasse in modo più consolidato il 75esimo, ovvero il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola.